Buongiorno a Buongiorno. tutti, buongiorno. Come promesso, eccoci qua a fare il video di racconto del nostro arto. Visto che è il video di YouTube è da un po' che non ci facciamo vedere, quindi magari non tutti quelli che ci seguono su YouTube sapevano che eravamo in dolce attesa. Quest'ultimo anno abbiamo avuto questa gioia della gravidanza e poi si è conclusa, diciamo, la gravidanza il 15 di febbraio quando è nata lei, cioè Nina Esatto. Roberta, visto che soprattutto sui social, quindi su Instagram prevalentemente, anche su Facebook, abbiamo chiesto se era di interesse, visto che molte persone ci avevano scritto privatamente di sapere com'è andato il parto e tutto. Allora abbiamo chiesto se poteva interessare e abbiamo deciso di fare dei video per spiegare sia come stories e sia appunto questo video su Di YouTube. YouTube. E come sono andati questi 9 mesi? Allora, sicuramente sono stati 9 mesi dove ci siamo, si è preparata, informandosi un sacco, istruendosi con tantissime letture e anche allenandosi con yoga, respirazione, meditazione, tutte queste cose qua. Ma io, visto che sono quello che ha fatto solo l'inizio del lavoro e poi sono stato solo di assistenza, lascio Che è comunque raccontare, che è importante, comunque direi. importante, lascio parlare la diretta interessata. Raccontaci. Allora, diciamo Io ti che intervisto. E intanto bevo un po' di frullato, le buone abitudini. arrivavamo da un periodo molto difficile, infatti, chi ci segue su YouTube avrà notato che eravamo un po' spariti e siamo stati appunto presi con altro perché circa un anno e mezzo fa mia sorella si è ammalata e quindi io ero concentrata ovviamente su di lei e purtroppo questa malattia non si è conclusa bene, nel senso che non proprio per causa diretta della malattia, ma per alcune vicissitudini legate a quello. Purtroppo a giugno dell'anno scorso mia sorella è mancata e è stato incredibile perché gli ultimi giorni che lei era in ospedale io ho iniziato a sentirmi male e pensavo che dipendesse da questa Anche situazione. perché era in ospedale sempre con lei, io le portavo da mangiare, lei dormiva praticamente per terra accanto al letto di sua sorella, quindi. Invece abbiamo scoperto il giorno prima del funerale che il mio malessere era derivato dal fatto che ero incinta e quindi è stato proprio uno scambio di anime. Visto che ce l'hanno già chiesto, in realtà non lo stavamo cercando, cioè non stavamo facendo particolarmente attenzione, ma non è che. E quindi diciamo che è stato un dono ancora più grande questa gravidanza e che mi ha aiutato sicuramente ad affrontare in maniera un pochino più leggera, anche se non è stato poi sempre così, ovviamente la perdita di mia sorella. E quindi l'abbiamo scoperto in questo modo e Sì, poi. la scena è stata 4:45 di mattino, la signora qua va a fare la pipì e avevamo già deciso di fare un test perché continuava ad avere nausea. Io ero spiaggiato nel letto nel mondo dei sogni, torna, sento, amore, sono incinta. E io, eh? Tipo, what? E quindi poi abbiamo fatto il controllo e tutto, effettivamente, come ben potete vedere, Era era incinta. incinta. E come sono stati i primi mesi di gravidanza? Allora, ho avuto le nausee i primi mesi. Ci teniamo a dire, come già molti sapranno chi ci segue sui Detto, social, ripetuto e che non tutto. siamo più crudisti al 100%, ma lo siamo in buona Sì, la maggior parte percentuale. del cibo che Però mangiamo è crudo, ma mangiamo consumiamo anche qualcosa anche di cibo cotto. cotto. Ovviamente tutto quanto sempre integrale, senza glutine, nulla di processato, meno ingredienti ci sono, meglio è, quindi molto semplice. Molto semplice, siamo stati seguiti da una nutrizionista, la dottoressa De Petris, che è anche una nostra amica. E la gravidanza è andata poi benissimo, nel senso che non ho mai avuto nessun tipo di problema, gli esami sono andati sempre molto bene, io sono sempre stata molto bene, mi sono sempre sentita in forza, infatti come diceva Luca ho fatto yoga, attività fisica, anche proprio ginnastica, Tipo, gli quelle ultimi posizioni mesi un era uno po' scasso vederla fare sgangherate. yoga perché con sta pancione enorme faceva tutte le posizioni di yoga che io manco senza pancia riesco a fare. No, sono posizioni molto semplici, però devo dire che tutto quello che ho fatto in gravidanza mi è poi servito anche per il parto, quindi secondo me è importantissimo proprio prendersi cura di sé anche durante la gravidanza, quindi lo yoga, la respirazione, l'attività fisica, il camminare, poi nelle ultime settimane il massaggio perineale, eccetera, eccetera, sono tutte cose che mi hanno aiutato, le letture che ho fatto, poi abbiamo fatto un corso preparto molto bello, Bellissimo. ne abbiamo cioè io ne ho fatto uno con l'ospedale, io e Luca insieme ne abbiamo fatto uno del parto positivo, che se non lo conoscete vi consigliamo di Andare a andare a vedere. cercare,
L'abbiamo fatto con Barbara Durand, che si occupa di questo appunto a Torino, ed è un corso che ti aiuta a approcciarti al momento del parto e anche della gravidanza, di quello che verrà dopo, in maniera positiva. E devo dire che è stato molto utile. Diciamo che ti aiuta proprio a cambiare la prospettiva di approccio a certe situazioni che poi si verificano durante il travaglio, durante il parto. È stato molto importante anche la nostra crescita personale come individui che abbiamo fatto. Prima, esatto, è importantissimo arrivare al, secondo me, al momento del parto, della gravidanza, sereni, e devo dire che, per quanto uno ovviamente possa avere qualche timore eccetera, però anche la gravidanza l'abbiamo vissuta molto bene. Ero molto curiosa di vedere il mio approccio anche durante il parto, e adesso però andiamo più nel dettaglio del discorso parto, perché è importante. Per quanto riguarda la parte vera e propria di parto, abbiamo deciso di fare un parto in casa. Che quando ne parli con alcune persone sembra pazzi che fanno il parto in casa. Sembra una roba da fare. Esatto, in realtà è la cosa più naturale del mondo, cioè caspita. Quando si fa il parto in casa, in realtà non è una cosa, come dice Manu, da fricchettoni, in realtà si è seguiti, nel nostro caso, da due ostetri, che dopo vi raccontiamo bene chi sono, cosa hanno fatto. E bisogna comunque scegliere prima un ospedale di appoggio dove si fa un bilancio di salute preparto e dove per qualsiasi cosa ci si può rivolgere, e in quanto se mai qualcosa dovesse andare storto durante il parto o prima ci si rendesse conto che il parto in casa non è fattibile, ci si appoggia a questo ospedale. Cioè, non di meno, va anche avvisato il pronto soccorso più vicino, che tiene un'ambulanza pronta nel caso, durante insomma le fasi più importanti di travaglio e di rilascio, no, della nuova vita, ci dovessero essere delle complicazioni. Quindi vedete che anche se il parto viene fatto in casa, comunque ci sono tutte quante delle cautele che vanno a garantire la sicurezza sia della mamma che del bambino, o della bambina nel nostro caso. Ma andiamo alla parte di parto e lasciamo parlare la diretta interessata. Allora, diciamo che appunto, come ha detto Luca, in realtà il parto in casa si può fare se la gravidanza è fisiologica, nel senso che se ci sono delle complicanze o delle cose che non vanno tanto bene, è la prima l'ostetrica che ti segue a domicilio a dirti no, bisogna andare in ospedale. Quindi noi siamo stati fortunati perché è andato tutto super bene, e quindi è stata una gravidanza fisiologica, non c'erano fattori di rischio che mi impedivano di poter partorire in casa, e quindi abbiamo appunto... voleva intervenire anche Nina, giustamente. Pausa poppata e torniamo da voi. Eccoci di ritorno. Quindi, come stavo dicendo, quindi noi siamo stati fortunati perché appunto la nostra idea era di partorire in casa e abbiamo potuto farlo. Tutte le condizioni hanno permesso questa cosa. Poi considerate che noi abbiamo scelto l'ostetrica, che si chiama Virginia Guerra, straordinaria, che ci ha seguito poi anche nell'ultima fase con una sua collega, Valeria Useo, che sono, esatto, state veramente importanti. Ma veramente, esatto. Considerate che noi abbiamo iniziato praticamente dal terzo quarto mese a fare degli incontri con l'ostetrica e con l'ostetrica per tenere tutto quanto sotto controllo. E l'approccio è sempre stato non quello medicalizzato e clinico, ma un approccio molto più olistico di avvicinamento alla gravidanza, al momento del parto, per mettere in condizione la mamma di essere serena nell'affrontare questo momento di rilascio tra le onde. Sì, diciamo che ovviamente è sempre stata una figura molto professionale, tutte e due le ostetriche, quindi non sono, diciamo, delle figure che fanno quattro chiacchiere e bom, bisogna scegliere l'ostetrica giusta. Che siano delle professioniste con un'esperienza, loro sono 30 anni che lo fanno, hanno un'esperienza importante. Ci fidavamo di loro sia da un punto di vista professionale e sia ci sono piaciute moltissimo da un punto di vista proprio di pelle, sì, di sensazioni. Comunque, e torniamo al parto. Sono stata super soddisfatta. Abbiamo partorito in casa, quindi. Sì, tra l'altro diciamo che noi non sapevamo se era maschio o femmina, perché no, abbiamo deciso voluto di non sapere. Saperlo, e quindi abbiamo fatto in gravidanza tutte le visite, sì, che ecco, questo, sono questo consigliate. In Piemonte c'è l'agenda di gravidanza. C'è un librone con dentro mille fogli di cose quindi da fare, abbiamo fatto tutto, gli esami del sangue, l'ecografia. Esatto. In realtà di ecografia mi ha fatto quella del terzo mese e quella del quinto, sì, e con la trasducenza nucale, le cose, basta, l'ultima. Non abbiamo fatto l'ultima. Però è pazzesco perché ti rendi conto di quanto sono professionali le ostetriche, che toccandoti la pancia o con un determinato tipo di visita
riescono a capire un sacco di cose. Infatti loro avevano anche la sensazione che fosse femmina, perché le femmine hanno un battito del cuore un po' diverso da quello dei maschi, un po' più veloce, quindi avevano ragione. Io avevo la sempre sensazione sempre agitate voi donne. Io avevo la sensazione che fosse femmina negli ultimi mesi di gravidanza. Infatti, poi diciamo che un po' tutti ce l'avevamo questa sensazione. Infatti è stato così. Comunque, allora, tornando al parto, io avevo la scadenza secondo le ostetriche il 12 febbraio, secondo la ginecologa che ci ha fatto la morfologica il 5 di febbraio. Ma avevano ragione le ostetriche, perché loro appunto nella morfologica si basano molto sulle misurazioni. Siccome noi siamo molto alti, perché sono quasi 1,80 e Luca è 1,90, la nostra ostetrica, che si è basata anche sul mio ciclo, che di solito era molto lungo, ha detto no, secondo me siamo una settimana più indietro, esatto. Quindi la scadenza è una settimana più avanti. Infatti il mio pancione è cresciuto, il liquido amniotico è aumentato fino al 12 di febbraio, mm-hmm. E io ho iniziato il travaglio il 13, esatto. E quindi avevano ragione ostetriche. Però appunto, come ha detto Luca, noi avevamo fatto anche il bilancio di salute in ospedale. Quindi... Tra l'altro noi avevamo scelto di appoggiarci all'ospedale di Savigliano, che per noi non è proprio vicino, perché noi siamo molto vicino a Pinerolo, quindi la scelta poteva essere anche quella di Pinerolo. Abbiamo scelto Savigliano perché da un punto di vista di approccio al parto è più vicino alle nostre idee, no? Quindi sì, ha tutta una serie di cose che avrebbero consentito, nel caso fosse stato necessario il parto in ospedale, un arrivo al mondo di Nina più morbido, no? Dal parto in acqua per ogni camera, le camere fatte proprio più come delle stanze di casa, il letto più grande da una piazza e mezza per poter consentire di dormire insieme a mamma e bimba, la possibilità per il marito, per il papà, in questo caso anche marito, di stare più insieme alla mamma, eccetera, eccetera. Quindi avevano scelto loro. Per fortuna non c'era stato bisogno. Esatto. E quindi noi non è che siamo contrari al parto in ospedale, assolutamente. No. Ognuno può scegliere quello che vuole. Secondo noi è importante che ognuno scelga quello che sente più in linea con sé. Per noi la nascita di nostra figlia era... volevamo fosse il più morbida possibile, con luci soffuse, nell'ambiente casalingo e tutto, e quindi per noi è stato importante fare questa scelta. Quindi dicevamo, il 13 sono iniziate le contrazioni. Io ero ad allenare alla sera e mi ricordo che qualcuno... Vabbè, sono iniziate già a pranzo in realtà. Sì, a pranzo è iniziato qualche dolore, però poi quando sono tornato ad allenare l'ho proprio trovata che, insomma, c'era già una ritmicità nel tutto, no? Quindi... La sera stessa, visto che le ostetriche ti danno reperibilità 24 ore su 24, abbiamo chiamato le ostetriche dicendo, caspita, qua... Perché verso sera erano più o meno ogni 5 minuti. Erano ogni 5 minuti, quindi dicevamo, caspita, è ora o non è ora, cosa dobbiamo fare? Considerate in tutto questo che le ostetriche avevano già portato del materiale qua a casa nostra, tra cui la piscina gonfiabile per il parto, perché era nostro desiderio anche avere questa possibilità di fare un parto in acqua. Allora io ho gonfiato tutta di notte. E tra l'altro diciamo anche questa cosa, che quando siamo andati al bilancio di salute in ospedale, all'ospedale di Savigliano, anche loro e anche al corso preparto che ho fatto all'ospedale di Pinerolo, ci hanno parlato dell'acqua come un mezzo potentissimo per aiutare le mamme a rilasciare ossitocina, a rilassarsi e a diciamo accompagnare il momento della nascita in maniera molto, esatto, più morbida, e a volte anche riattivare dei parti che magari si erano un po' bloccati. Esatto. Quindi anche in ospedale comunque iniziano ad avere questa consapevolezza. Meno male. E comunque niente, io in pratica ho iniziato a gonfiare sta piscinona e a riempirla con l'acqua calda, solo che anche lì c'è stato un po' un casino perché la dovevo riempire con l'acqua prendendola dalla doccia. Sì, in realtà era molto semplice il tutto. Esatto, solo che non veniva tutta sta acqua calda, allora ho iniziato a fare pentole su pentole di acqua calda per riempirla, però ce l'ho fatta. Tra l'altro avevamo allestito tutta la camera della vasca bene, con le lucine soffuse. Le candele, la musichetta rilassante, cioè proprio... Poi sui social condivideremo anche... Esatto, dato proprio il nostro profilo Instagram. Comunque, arrivano le ostetriche verso le 4 di martedì mattina e visitano Manu, però non c'era ancora dilatazione, non c'era ancora nulla, quindi dicono, ok, contrazioni, ok, ci stiamo avvicinando, ma non è ancora ora dell'arrivo di Nina. Tra l'altro sono state carinissime perché mi hanno fatta mettere a letto perché avevo bisogno di riposare, mi hanno scaldato con l'aria calda del phon, mi hanno fatto dei massaggini e io sono riuscita a dormire un pochino tra una contrazione e l'altra, quindi non moltissimo. Però diciamo che man mano che andavo avanti le contrazioni si facevano sempre più intense. Però diciamo che il giorno dopo in realtà le ostetriche appunto che hanno visto che non ero così
avanti con il travaglio, hanno deciso di tornare a casa e di tornare appunto quando c'erano altri aggiornamenti. E così diciamo che tutto il martedì, che era il 14, quindi noi immaginavamo nascesse il giorno di San Valentino, tra l'altro come bimbo a cui ho fatto la babysitter per diversi anni, in realtà il travaglio è stato un po' lungo, quella parte di travaglio. Diciamo che il martedì è stato un giorno importante per la signora. Diciamo di che il momento un po' più pesante è stata la notte tra il martedì e il mercoledì, quindi tra il 14 e il 15. Poi le ostetriche comunque sono tornate la mattina del 15 e io ero tipo un po' in trance, nel senso che a un certo punto del travaglio si inizia ad essere un po' in un tuo mondo. E questa... Ringraziamo gli ormoni per questo. Sì, e questa parte devo dire che ho messo in pratica moltissimo la respirazione che mi è stata insegnata quando appunto facevo yoga, che era un appunto yoga in gravidanza in una scuola che si chiama Semi di Yug qua a Torino, che vi consiglio, vi straconsiglio anche per il postparto, infatti poi riprenderò. Però devo dire che appunto in quella fase lì inizi a sentirti un po' diversa, diciamo. Le ostetriche sono arrivate e poi appunto abbiamo rifatto tutto per riempire di nuovo l'acqua calda, perché ovviamente nel frattempo chiaro, quindi svuota, ririempi, ho fatto tipo 700 volte scale, una roba che sì, proprio la palestra levati proprio. E però è stato un momento bellissimo, perché poi verso la tarda mattinata siamo entrati in vasca insieme io e Luca, ed è stato veramente stupendo, nel senso che io avevo quello bisogno di lui, del suo contatto, delle sue carezze. Le ostetriche erano sempre lì, mi facevano i massaggini, mi costringevano tra virgolette a mangiare qualcosa, perché avevo bisogno di energia, anche se io in realtà non avevo un cavolo fame. E quindi mi hanno fatto un frullato, e avevo preparato dei datteri ripieni con crema di nocciole ricoperti di cioccolato crudo, che mi davano una bella una botta d'energia. L'ho mangiati pure io per stare sul pezzo, perché poi non è che dormi. E quindi è andata così. Poi nella tarda mattinata di mercoledì la visitano, in casa ovviamente, le ostetriche, e... Buongiorno! La visitano e diciamo che era già tutta dilatata. Quindi la dilatazione era già arrivata a quello che doveva essere. Sì, poi io vorrei anche dire questa cosa, che le ostetriche hanno un approccio veramente così delicato, così morbido, sia per quanto riguarda le visite interne, che sono ridotte ai minimi termini, sia proprio come parole, come approccio di parole, come modo di fare. Non ne hanno mai messo l'ansia, io sono sempre stata tranquilla, mi hanno sempre fatto sentire serena. Io veramente sono super super felice di come è andato tutto, nonostante appunto il travaglio sia stato molto più lungo della media magari, però è andato tutto benissimo poi. Quindi la mattinata dell'inoltrata di mercoledì c'era già la dilatazione completa e l'ostetrica però toccando e controllando si sono rese conto che Nina aveva la testa un po' storta, che andava a spingere contro, adesso non mi ricordo bene se era una sporgenza ossea o altro, comunque non era incanalata bene per uscire. Questa situazione, se fossimo stati in un ospedale, probabilmente avrebbe fatto scegliere a chi è in ospedale di procedere con un cesareo per comodità, per velocità, per tutto quello che c'è, che insomma... Oppure con un taglio di episiotomia, esatto, eccetera. Esatto, insomma, queste scelte che sono più più spinte da esigenze di rapidità e di efficienza che di benessere della mamma. Diciamo invece, che infatti noi abbiamo scelto il parto in casa anche per questo per avere i nostri tempi. Sappiamo che magari in alcuni casi in ospedale ovviamente ci sono dei tempi limitati su certe cose e quindi si agisce in un determinato modo, non perché sia strettamente necessario e non ci sia altra scelta, ma perché è la cosa più veloce. Perché in quel momento è la cosa più rapida e più veloce per concludere prima possibile quel determinato parto. Invece nel nostro caso appunto avevamo tutti i tempi del mondo e loro comunque controllavano sempre certo. Il bimbo o la bimba, controlli e tutto quanto, sempre. E quindi il bimbo non c'era assolutamente sofferenza fetale e quindi ovviamente hanno deciso di... Ma soprattutto quando era incanalata non bene, loro hanno iniziato a far fare i numeri da circo a mano. Mi hanno detto proprio, guarda, non è incanalato benissimo, quindi se tu sei d'accordo
ti facciamo fare alcuni esercizi da circo, infatti ci siamo fatti anche qualche risata, per cercare di far tornare leggermente indietro il corpicino e farlo incanalare meglio. Cioè c'era tipo lei a testa in giù a così farla mi verticale. Mi hanno aiutata e quindi abbiamo fatto delle posizioni dal letto, inginocchiata, con la testa in giù, e lì mi ha aiutato anche lo yoga che ho sempre fatto, devo dire, l'attività fisica. E poi mi hanno fatto fare un altro esercizio dove appunto quindi a testa in giù come se lei tornasse leggermente indietro, poi mi ritiravo su e mi hanno fatto fare un altro esercizio con gamba alzata, comunque vabbè non mi sto a sfigare, ma alla fine è stato fantastico. Si è incanalata benissimo, poi si è incanalata benissimo e quindi poi verso le 5:30 siamo tornati nella vasca di nuovo svuota, riempi 700 volte le scale, polpacci grossi così adesso, e alle 18:28 anche con qualche urlo, perché comunque lo sforzo... Perché non avevo ancora rotto le acque, avevo solo perso il tappo. Alle 18:28... Già dal giorno prima, esatto. Il tappo l'avevo perso. Alle 18:28, mentre nella vasca che ha le contrazioni, che qualche urletto lo facevamo... Non ancora, gli urletti poi io pensavo di non urlare, ma poi alla fine sì. Ho dato il meglio. Comunque, 18:28, si sono rotte le acque. Si sono nell'acqua. Rotte le acque nell'acqua. Quindi in realtà non le abbiamo viste, però. Lei era lì a carponi nella vasca, tutti che la massaggiavamo, tranquilli, le due stetriche, tutto quanto. Tra l'altro, una cosa che voglio dire, che per me è stata una cosa molto importante da fare, una parte ce l'hanno insegnata al corso del parto positivo, una parte invece un po' tramite l'ostetrica, un po' tramite diciamo le mie sensazioni. Allora, durante la gravidanza avevo messo delle frasi appese in casa, positive sul parto, e ogni volta che una frase diciamo sentivo che era entrata come pensiero in me, toglievo la frase e la mettevo via, fino a lasciarne solo due o tre poi alla fine della gravidanza. E poi un'altra cosa che ho fatto, ho appeso delle immagini, ho fatto dei disegni anch'io, e poi ho scritto delle parole, e quindi tutta la stanza, ma anche in giro per casa, visto che comunque il travaglio l'ho anche fatto in giro per casa, avevo queste immagini di onde, queste immagini di sensazione di lasciare andare, di fluire, di aprirsi, quindi fiori aperti. Di morbidezza. Morbidezza. E tutte delle parole come amore, appunto fluire, attraversare, tantissime parole appese ovunque. Così ovunque guardava, si rendeva conto. Quando io ero nell'acqua che stavo partorendo, guardavo intorno e vedevo questa luce molto soffusa con tutte queste lucine, le parole mi risuonavano nella mente. E in più, una cosa che mi è anche servita tantissimo, appunto proprio tramite anche il corso di yoga e anche lo stete che mi hanno consigliato quella posizione, è stata proprio la posizione poi in cui ho partorito. E cioè in ginocchio, con le ginocchia chiuse e i piedi dietro più aperti. Questa posizione aiuta il bacino ad aprirsi molto di più rispetto alla classica posizione che si pensa a gambe aperte, a ginocchia aperte. E quindi poi quella è la posizione in cui ho partorito. Morale della favola, dopo le 18:28 passa poco più di mezz'ora, arriviamo alle 19:00, già verso le 7 meno qualcosa, le ostetriche mi dicevano, ah guarda, cioè già si vedono già i capelli che sono lì in uscita, no? Io sentivo la sensazione che stavo uscendo qualcosa. E alle 19:06, magia, in un attimo. Veramente. Io pensavo stesse uscendo solo la testa. E invece è uscita tutta di qua, esatto. Un bambino. È arrivata Nina. Noi non sapevamo femmine. Ancora fosse maschio o femmina, le ostetriche l'hanno subito presa. Oltretutto prima avevano messo da qualche ora già nel forno a 50 gradi degli asciugamani, dei panni, delle mussole, con cui puoi avvolgere la piccola, o il piccolo, che sarebbe in questo caso era la piccola, e un quarto d'ora prima della nascita mi avevano dato questo pacco di mussole da tenere sotto la maglia a contatto con la mia pelle, in modo che prendessero il mio odore, che fosse più familiare per la bimba. Quindi nasce, ma addirittura nasce, le ostetriche la prendono, ce la porgono, mi ricordo che Manu si è girata, era seduta nella vasca, sì, io ero lì dietro. Io da in ginocchio mi sono seduta indietro e loro mi hanno abbracciato la bimba. Io ovviamente gli avevo già dato le mussole dove l'avano avvolto e tutto quanto, e subito non riuscivo a capire se era maschio o femmina, perché aveva il cordone che le passava in mezzo alle gambe, quindi non si capiva. Perché aveva il panno sopra, quindi andavo esatto. Per cercare di capire. E se poi abbiamo guardato ed era una patatina ed è una femminuccia, quindi si chiama Nina Roberta. Nina perché è il nome che avevamo scelto per lei. E Roberta in onore di sua sorella che ci aiuta dall'alto.
E poi cosa abbiamo fatto? Dopo quello l'ostetrica aveva già preparato il letto con ovviamente sotto il nylon per evitare snoccioramenti e tutto, e le coperte e tutto quanto, e mi hanno andata nel letto con Nina. Nina dopo pochissimo si è attaccata alla tetta, le ostetriche anche lì sono state formidabili perché hanno aiutato Manu e Nina a trovarsi null'altra e a far sì che lei si attaccasse alla tetta, sai, sentisse l'odore del latte, il capezzolone e tutto quanto. E poi qui siamo produzione propria di latte, che cioè proprio Parmalat, spostati. Come E poi dopo, visto che oltre al parto in casa, noi ci tenevamo anche che la nostra fosse una nascita con il Lotus Birth. Il Lotus Birth è quel principio per cui dopo che viene fuori il piccolo, la piccola nel nostro caso, si attende il secondamento, cioè quando viene espulsa la placenta, e si lascia la placenta attaccata al cordone, il cordone attaccato alla bimba, fino a quando fisiologicamente non si stacca. E questo perché si fa? allora, si fa perché, allora, diciamo per evitare un trauma al bimbo, alla bimba, perché è stato incredibile poi nei giorni in cui lei aveva la placenta attaccata, perché tu toccavi la E placenta, lei non muoveva un spostavi il braccio, cosa? cordone, Cioè, toccavi solo la pazzesco! placenta, quindi non E c'era in base a dove la movimento del toccavi, lei faceva una cordone. reazione. Cioè, tipo, la toccavi in un punto, lei alzava il braccio, la toccavi in un altro punto, muoveva la gamba. No, però era Sì. una sensibilità proprio che aveva un contatto con la placenta. D'altronde ci sono evidenze che comunque dei bambini che hanno memorie latenti del momento della nascita ricordano il momento del taglio del cordone, del clampaggio, come un momento molto traumatico e doloroso. Sì, diciamo che gli ospedali adesso si sono leggermente evoluti, quindi fanno un taglio secondo loro ritardato, fino a quando magari il cordone smette di pulsare, anche se nel nostro caso ha pulsato per un bel po', Eh sì, quindi caspita. negli ospedali invece di solito tagliano il cordone dopo Tra uno o l'altro, due apro e chiudo una minuti. parentesi, il secondamento, quindi la discesa della placenta, è avvenuta circa mezz'ora dopo il parto, con le ostetriche che hanno aiutato questa uscita, con E un hanno massaggio della pancia e tutto, hanno controllato. controllato che le membrane, ci ha proprio fatto vedere, io ho assistito tutto perché non mi fanno senso queste cose, ci hanno aperto le membrane davanti, il sacco amniotico dove era dentro lei. Hanno controllato dove si era bucato, che ci fosse tutto presente e che non ci fossero rimasti residui all'interno dell'utero per evitare infezioni o altro, ed era tutto quanto perfetto. E una volta estratta l'hanno messa in un panno assorbente come prima cosa. E per farvi capire, la placenta si presenta come un fegato, una cosa così del colore bordo scuro, rosso scuro, tipo un fegato per esempio, per dire, era un pulsante. E dopo che viene sta per quanto è stata nel panno assorbente? È stata fino al giorno Fino dopo, al giorno fino alla dopo. mattina dopo nel panno assorbente. Gli piace quando mi muovo, non tanto quando sto fermo, però in realtà Esatto. sta dormendo. Praticamente dopo che è stata nel panno assorbente, cosa si fa? Si mette in un sacchetto, anche perché è un organo, quindi bisogna conservarlo in modo che non vada a marcire, no? Si mette in un sacchetto con del sale grosso Prima e degli asciugamani. prima degli asciugamani, sale grosso E poi si possono aggiungere dei E fiori lei aveva fatto un oppure. mix di fiori fantastico, bellissimo. Bellissimo, con tutti i fiori colorati secchi. Infatti Esatto, in questo modo la placenta si conserva andando a non marcire, si si è va ad asciugare, asciugata, non aveva esatto. assolutamente nessun odore. Il cordone nei Esatto. giorni è È cambiato, nel cambiato senso che era più tantissimo. grosso e più flessibile, poi nei giorni è Esatto, è diventato diventato sempre più secco, secco. duro. E si fa questa cosa del Lotus Birth perché, infatti, quando uno va all'ospedale di solito ti chiedono se vuoi donare il sangue del cordone ombelicale, praticamente, perché sono tutte cellule staminali. E invece, appunto, se uno lascia la placenta attaccata, la cosa positiva è che quelle cellule staminali vengono assorbite dal bimbo e quindi si rinforza tantissimo il sistema immunitario. Ed è stato molto emozionante poi il quinto giorno quando si è staccata, perché è successo in un momento in cui la stavamo cambiando ed è un po' come se lei fosse stata pronta ad entrare a far parte di questo mondo. Quindi è stato morbido il suo ingresso in questo mondo anche per questo motivo. Noi ci tenevamo molto a farlo, in ospedale non sarebbe stato Esatto, possibile, oltretutto anche la purtroppo. cicatrizzazione dell'ombelico segue un decorso molto migliore in questo modo, andando a non creare le problematiche che si possono creare diversamente, quindi lato nostro ci sentiamo di consigliarlo. E poi noi abbiamo pensato di fare una cosa con la placenta,
adesso si può trattare in diversi modi, sì. Nel senso che si può decidere di tenerla, c'è chi la tiene, la fa essiccare, ne fa una polvere e viene utilizzata proprio come un medicinale per il bimbo o la bimba nella sua vita, come rinforzante del sistema immunitario. Nel nostro caso però abbiamo fatto una scelta diversa e abbiamo deciso di lasciarla andare. E come l'abbiamo fatto? Abbiamo deciso di piantare un ciliegio dedicato a Nina e sotto le radici di questo ciliegio dare il nutrimento a questo ciliegio alla placenta, quindi abbiamo piantato la placenta sotto e così questo ciliegio potrà seguire la nostra piccola per tutta la sua vita. E l'abbiamo stata fatto una cosa carina. 2 giorni fa. Sì, esatto. Però la placenta appunto era diventata quasi una pietra, nel senso sì, che era secchissima, durissima, bianca, non aveva più non ha mai avuto nessun odore, quindi è stata una bellissima esperienza anche questa. Esatto. Poi appunto una cosa che ci tenevo a dire è che il discorso del secondamento, quindi del distacco della placenta, è stato ancora più facile perché nel momento in cui la bimba o il bimbo si attaccano al seno, è pazzesco come il nostro corpo inizia a contrarre l'utero e quindi in sostanza la placenta si stacca più velocemente anche per questo motivo, quindi è importantissimo il contatto subito pelle a pelle mamma-bambino e l'attacco subito al seno, quindi anche il colostro è molto importante, che sarebbe il primo latte, e più la bimba o il bimbo ciucciano e più ovviamente si inizia a produrre il latte. E vuole che ti muovi. Per fortuna noi siamo stati molto fortunati perché mamma è pienissima di latte e Nina ne mangia un sacco, le piace tantissimo, è super in salute, sta crescendo alla grande. È nata già abbastanza lunga perché è nata di 54 cm e di quanti chili? 3,40 kg. Nella prima settimana ha perso solo 90 grammi, che sono pochi per la media, e poi ne ha rimessi subito 180 e sta continuando a crescere a un ritmo perfetto, quindi è una cicciottina e noi siamo super felici. E cos'altro vogliamo dire, a parte rimanerti tua figlia? Niente, che poi i primi giorni lei aveva un leggerissimo ittero, che in realtà era praticamente impercettibile, sì, ma esatto. Le ostetriche hanno notato questa cosa e di solito quando i bimbi hanno l'ittero sono un po' più dormienti. E per risolvere questo ittero, a differenza di come succede in ospedale, che vengono messi con la pseudo incubatrice, con gli infrarossi e tutto quanto, semplicemente Nina stava sdraiata sul nostro lettone sopra, che prende un sacco di sole, e le giornate erano belle, quindi facendo qualche bagno di sole, ovviamente con le dovute precauzioni affinché non si ustionasse, l'è passato in un non nulla. Oltretutto volevamo ancora darvi due dritte su come è andata e come si è gestendo il tutto. Intanto Manu, quando ha partorito, non si è lacerata, quindi massaggio perineale 10 lode. Sì, io ho iniziato a farlo dalla 33esima, 34esima. Quindi l'hai fatto per un mese e mezzo praticamente. È un massaggio della zona del perineo praticamente. Esatto. Per fortuna io ho sempre avuto anche una pelle molto molto elastica in generale, quindi anche il pancione in realtà adesso quasi nulla pancia, non ho avuto problemi ad esempio di pancia molle, non ho avuto problemi di smagliature, sono molto contenta perché appunto non ho avuto punti, non ho avuto niente. E poi un altro consiglio che diamo sono queste per chi allatta. Le coppette d'argento che mi sono state consigliate dall'ostetrica o anche da alcune amiche. Che sembrano un po' dei copricapezzoli un po'... insomma un po' cringe anni 80, no? Però in realtà sono utilissime per mantenere insomma il capezzolo in salute, visto che comunque quando qualcuno si attacca ci dà dentro. Quindi riassumendo, direi che il parto è andato alla grande, la gravidanza è andata benissimo, noi siamo super contenti, la ciccina qui mangia e cresce come se non ci fosse un domani, e se avete delle domande, dei dubbi, qualsiasi cosa, potete scrivercela qua sotto nei commenti, oppure potete scriverci direttamente alla mail info@peaceandraw.com. Questa è comunque la nostra esperienza personale, esatto. Quindi ogni esperienza è certo, diversa. Certo, assolutamente. Se decidete di fare un parto in casa, affidatevi a persone solo professionisti. Professionisti che quindi sanno benissimo quello che fanno e sono in grado di capire quando la situazione magari non è più idonea per il parto in casa. Noi ci siamo sempre fidati, è stato una cosa proprio naturale. Stupenda. Ed è stato veramente un parto positivo, come dice il corso che abbiamo fatto. Oltretutto, se vi servono dei contatti delle persone che abbiamo citato, tutto, chiedeteceli pure senza nessun problema. Potete anche scriverci direttamente sulla nostra pagina Instagram, che ovviamente ci trovate come Peace and Raw.
Su Facebook siamo un po' meno attivi perché c'è sempre meno gente su Facebook, no, ma comunque ci trovate lì. Ci hanno cancellato la pagina che va a 7.000-8.000 persone, ma grazie a Facebook. Quindi noi vi salutiamo, torniamo a dedicarci alla nostra figlia e siamo qua.